Ciao Bethesda.it, Elegia americana di Ron Howard, è un film molto, molto complesso, molto difficile da fare. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'adattamento di un romanzo autobiografico di J.D. Vance sulla sua vita, edito nel 2016, entrato all'interno del dibattito culturale americano in chiave politica in relazione proprio a quelle elezioni fondamentali del 2016 così sorprendenti. E io vi sto parlando da quale dimensione storica? Dalla dimensione storica del 2020, che ancora è appena reduce a fine 2020 da appunto una nuova elezione nordamericana che aveva ancora a che fare con gli esiti di quella del 2016. Perché l'autobiografia di Vance entrò in questo tipo di dibattito? Perché lui mise in primo piano la vita degli Hillbillies, redneck no, è un termine troppo offensivo, la vita di questo segmento sociale degli Stati Uniti d'America, delle Appalachian Mountains, dei boschi, queste comunità piuttosto povere, a larga maggioranza bianca, e che lui raccontava molto bene nel libro in contrapposizione a un welfare state di cui qualcuno si approfittava e che impoveriva drammaticamente questo ceto nordamericano che poi avrebbe votato Trump. Perché questo è, diciamo, un aspetto dell'autobiografia di Vance che fu molto considerata e che l'ha resa un bestseller. Che cosa fa Ron Howard? Non affronta troppo questo argomento. Perché? Perché questo film, che è intricato e che è pieno di flashback, racconta che cosa? Racconta di J.D. Vance, molto ben interpretato da due attori, uno in chiave matura, uno in fase più adolescenziale. J.D. sta per affrontare un momento fondamentale della sua vita. Con tanti sforzi è andato, pur partendo da origini molto umili, è arrivato a Yale, che è un'università molto prestigiosa. Sta per provare a cercare lavoro attraverso dei colloqui che Yale gli organizza, perché è un buon studente. Ha bisogno di soldi, ha bisogno drammaticamente di trovare un lavoro estivo. E mentre sta facendo questo arriva una telefonata dalle sue origini, terrificante, della sorella, che gli dice: guarda mamma, è andata in overdose. A questo punto il film, che già parte con JD giovane, va avanti e indietro nel tempo tra JD che torna indietro, come il tornare indietro, lo sapete, è un tema molto universale e abbiamo visto negli ultimi anni tante persone che sono tornate indietro. Anche in Italia ci sono i film su persone che tornano indietro. E diciamo che Robert Downey Jr. ha provato a essere qualcosa oltre Iron Man con The Judge, in cui tornava indietro, in cui tornava in Indiana. Zach Braff in Garden State, che fu un grande successo dei primi anni del 2000, tornava indietro in New Jersey. In questo caso JD torna indietro, e voi direte: dove? In Kentucky? No, torna indietro in Ohio, però lui ha avuto origini in Kentucky. Il film è un po' confuso da questo punto di vista, un po' complesso, è un racconto che sta in Netflix, è un dramma familiare socio-realistico, più psicologico che socio-realistico, più individuale che collettivo, in questo è molto diverso dall'autobiografia, e dentro le due ore di racconto. Nel momento in cui JD torna indietro per andare a capire che cosa è successo a sua madre, ma Ron Howard sa che il film deve avere una scadenza, e quindi la scadenza è: JD ha un colloquio di lavoro molto importante tra qualche ora, ce la farà a tornare indietro? Ce la farà a tornare indietro verso il suo futuro, o rimarrà indietro nel passato di mamma? Questo è bello, questo è cinema. Il problema è che Howard ha tante cose che potrebbe affrontare. Il film appunto può andare in mille direzioni, ripeto, il dibattito del 2016 sul libro fu molto più di natura collettiva. Qual è la comunità che sta raccontando Vance? Perché hanno votato Trump? Adesso lui che fa? Fa un film molto diverso, esce molto dalla comunità e va molto sull'individuo. Avrebbe forse affrontato la comunità con cosa? Con una serie. Faceva The Crown, faceva The Hillbillies, e quindi Elegia americana, che è Hillbilly, che cos'è? È soprattutto Glenn Close e Amy Adams, e cioè è l'enfasi cinematografica divistica in chiave white trash
pauperistica, che ha un senso preciso cinematografico, lo sapete benissimo, ultimamente ricordiamo sempre il lavoro che fece Charlize Theron per andare a vincere l'Oscar con Monster, e che ha provato a fare la grande Margot Robbie con Tonya e non c'è riuscita. In questo caso prendi Glenn Close e Amy Adams e le vuoi portare all'Oscar. Questa è l'operazione. Ron Howard da questo punto di vista fa un film funzionale, molto più su Glenn Close che Amy Adams. Glenn Close è la nonna e Amy Adams è la mamma. Amy Adams è questa mamma problematica che sta aspettando JD e che ha problemi di droga, passa da un uomo all'altro, di lei non si capisce quasi niente nel film, se non che Amy Adams recita senza trucco, se non che Amy Adams recita con un costume che non enfatizzi il suo bel corpo, e se non che si fa questo tipo di... se non che Ron Howard e Amy Adams e tutto il reparto insieme fanno un lavoro per portarla all'Oscar, e in chiave white trash, ma più anche sexy. Ovviamente The Fighter con Amy Adams di David Russell, quella era una coattona di Boston. Qui praticamente JD torna, trova sta mamma sciamannata e trova la nonna, che è Glenn Close, su cui si fa un lavoro in chiave Oscar, secondo me molto più funzionale. E quindi il film che cos'è tra le tante cose che può essere? È un buon film su JD che è conteso insomma, che rimbalza più che conteso tra queste due donne, anche nei flashback in cui non è l'attore che è JD all'inizio, c'è cioè il JD maturo che sta per avere quel colloquio, e quindi noi vediamo queste scene di grande cambiamento d'umore con la mamma. La mamma che si arrabbia all'improvviso, la mamma che è instabile, e poi questa nonna che è Glenn Close con un look che ricorda molto Dan Peterson, un uomo che io amo molto, grande allenatore di basket e commentatore di basket nordamericano storico, perché venne in Italia e appunto ormai è uno di noi, e somiglia molto a Dan Peterson come tipo di look, molto interessante, l'occhialone largo, anche un po' Tyrell di Blade Runner, il capo della Corporation, non è una capa di Corporation, c'ha il capello riccio, c'ha un po' alla Toninelli, c'ha l'occhialone Dan Peterson, Tyrell Toninelli, Glenn Close, stupenda, anche lei senza, con tutte ste camicione, ed è questa nonna tabagista, grande fumatrice, che ha le cose migliori del film, e che rappresenta in un certo senso quello che poteva essere il film qualora, sembra il dibattito dei predatori di Pietro Castellitto, qualora Ron Howard fosse andato più verso il popolo che non verso le personalità. In realtà lui chiude il film sulle personalità per creare delle scene molto forti di recitazione e di scazzo. Alcune volte lo ottiene, per esempio mi piace molto il premere lo stantuffo di una siringa dentro il cesso, e quello tu dici, ma dai, l'ha fatto Ricky Cunningham è lo storico personaggio di Ron Howard dentro Happy Days, l'ha fatto Ricky Cunningham quella scena, sì, l'ha fatta Ricky Cunningham, che è anche regista di Solo, ma che è anche regista di Beautiful Mind, ma che è anche regista di Rush, ma che è anche regista di tutto, di Inferno, che a me interessa moltissimo in chiave sovrappopolazione, e da Dan Brown, quindi sappiamo benissimo che è un regista classico nel senso più puro del termine, è uno di quelli che è stato allattato dal cinema classico americano e ora lo restituisce in una chiave di Oscar per le due signore. Guardate, sono molto bravi gli attori che fanno JD, voglio citarli. Gabriel Basso è molto interessante, ma è molto interessante anche Owen Atalos, che è il giovane JD con questo corpo molto poco glamour che ricorda un uomo di cui ci siamo tutti innamorati, un attore importantissimo oggi, che è Paul Walter Hauser, va bene? E che stava appunto in Tonya e che rubava un po' la scena a Margot Robbie in Tonya. Ok, quindi è questo corpo anche un po' sovrappeso molto interessante. Quindi lui, diciamo che non è glamour di origine, mentre invece Glenn Close e Amy Adams si lavora per farle essere white trash, e con Glenn Close ottieni i risultati migliori, tanto che io spero che questa divina attrice finalmente vinca l'Oscar. Perché? Perché poi entriamo anche secondo me nel senso produttivo di Elegia Americana, che non è un film orribile, non è un film bellissimo, ma che trova un senso su Glenn Close per portarla all'Oscar. Lei non l'ha mai vinto,
è stato secondo me abbastanza sconvolgente che non l'abbia vinto contro Olivia Colman, nonostante sia bravissima nella favorita, ma l'avrei data a The Wife, alla Glenn Close di The Wife. Quindi è una trasformista, è stata anche uomo con Albert Nobbs, o comunque tentativo di uomo. È stata casalinga non di Voghera, ma casalinga ex hippie, molto borghese nel Grande Freddo di Kasdan, e poi è stata l'amante con la quale è meglio non scopare negli anni Ottanta, perché poi va all'affermare di Attrazione Fatale, che è stato, diciamo, un ruolo molto importante negli anni Ottanta per Glenn Close. E poi arriviamo alle relazioni ovviamente pericolose di Stephen Frears, la mastermind, la manipolatrice, la Glenn Close. Io direi bisogna darle l'Oscar, bisognava darglielo per The Wife. La nonna, sta nonna qua lo può vincere come attrice non protagonista, Amy Adams secondo me no. La nonna rientra anche nel discorso comunità, quella comunità trascurata dall'elite che poi vota contro l'elite, o meglio per una nuova elite nascosta dentro la demagogia del populismo, cioè Trump. La nonna che dice: oh, non è che visto che, che i nativi americani non hanno il microonde sono migliori di noi. Questa è J.D. Vance. È diventato poi un repubblicano, ma è un repubblicano particolare, che sicuramente è molto diverso da quello che poi era diventato il partito di Trump. E quindi questa nonna ci piace, è quella che esce meglio, anche perché nella famiglia dei JD non è affatto chiaro l'origine della nonna, l'origine della mamma. A volte si dice: guarda, tua mamma, tu non sai quello che gli è successo. E poi Howard prova anche, c'è una scena per esempio molto forzata, non buona, in cui Howard mette un flashback dal punto di vista di un personaggio comunque, o forse addirittura oggettivo, ed è come se il personaggio che è in scena veda quel flashback che vediamo noi spettatori e lo capisca, che è anche abbastanza un errore grammaticale dal punto di vista cinematografico. Io sono un po' bacchettone su questo. E quindi diciamo che alla fine il film, aspettando di capire JD che cosa farà, sono belli, per esempio molto belli, ma era un altro film, i momenti di soldi, di Yale, di colloqui di JD, tutto l'inizio del film molto bello secondo me, ma era un altro film. Poi a un certo punto lui deve tornare nella famiglia e raccontare questa famiglia, non raccontandola, non si raccontano per esempio molto bene i ruoli maschili, e ci si focalizza su queste due personaggi femminili. Uno, Amy Adams, non particolarmente scritto bene, non particolarmente convincente. Uno, la nonna Glenn Close, che c'ha anche una battuta fantastica sul Terminator, estremamente convincente, anche secondo me in chiave Oscar, sperando che possa finalmente ottenerlo. Comunque dovrebbero andare in nomination tutte e due. Elegia americana poi approfondiamo in altre sedi, comunque è un film da non sottovalutare come tutti i film di Ron Howard. Ciao Bad Taste!